Anche quest'oggi il nostro Tete Pozzi è ormai lanciatissimo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. A te, ciao Tete, grazie. Oggi vedo addirittura forse il più piccolo che abbiamo, sì, perché oggi, è piccolissimo. Oggi abbiamo un primo record. È un record. Quanti anni ha questo bambino? Sette anni. È un campioncino di rugby. Lo vediamo anche dalla bellissima felpa, che la inquadriamo, inquadriamo. Allora, ecco, la inquadriamo. Avvicinati un attimo più vicino alla terra. Perfetto, eccolo qua. Rugby Como, orgoglioso di essere del Rugby Como. Quindi oggi parliamo del Rugby Como, giusto Tete? Rugby Como, oltretutto dietro di lui, magari non si vede perché è piccolino, ma abbiamo un personaggio, rubo 30 secondi neanche. Mattia Trombetta, ciao. Grazie di essere venuto, grazie a tutto. Anche lui ha la stessa felpa, ma lo stemma risulta molto più piccolo rispetto al bimbo. Matteo Trombetta, due righe, campione del mondo, ha partecipato a ben due Olimpiadi per quanto riguarda il canottaggio. Ecco, però non di rugby stavo dicendo, infatti appunto... Non di rugby, di canottaggio. Lo volevo sottolineare, lui mi ha chiesto umilmente di non comunicarlo, ma è decisamente un personaggio importantissimo, no, beh, anzi, assolutamente, nel nostro mondo. È vero che noi facciamo sotto giovanile, ma anche lui sarà partito da piccolo, quindi complimenti. Piccolo anch'io. Esatto, è stato piccolo anche lui. Oggi una delle come mai lo ritroviamo adesso a rugby, Mattia? Scusami. Perché come ogni papà segue la passione del figlio. Ho capito, quindi hai deciso di virare dalla barca alla rugby, barca giusto? Rugby, ok, sì. Perfetto. Quindi, diciamo, beh, bravo Tete, sei riuscito. Questa è una garanzia, oltretutto, di... Adesso io lo ripeto sempre, a volte mi dicono che sono fin troppo serio, però trovare una persona così competente e di alto livello sportivo non può fare solo che bene, a prescindere dall'attività e dallo sport rivolto. Quindi di questo Rugby Como sicuramente ha pescato un jolly, l'ha pescato perché in effetti tu avrai portato il figlio e poi ti sei appassionato. Anche se tecnicamente ho cominciato qualche mese prima io, quindi... Sì, certo, qualcosa prima. Non dimentichiamoci del secondo ospite, sì, grazie, c'è anche il secondo, eccolo qua, perfetto. A Marelli Gabriele, un atleta di che categoria innanzitutto? Grazie di essere venuto, ciao Gabriele, in che categoria giochi? Under 14. Quanti anni hai quindi? 13. E sei quindi in terza media? Appena superiore. Ah già, è vero, 2003 sono uscito, chiedo scusa, non volevo portarti ripetente. Prima superiore e quindi sei in che scuola? Paolo Carcano, quindi abbiamo un altro comasco di Como che frequenta la scuola comasca. Torniamo a Rugby Como, abbiamo appunto Mattia come dirigente. Iniziamo con delle domande classiche. Rugby Como, settore giovanile, da che età parte? Vediamo che partiamo molto giovani e più o meno a che numeri siamo? Allora, Arsène non è dei più giovani. Figuriamoci, uno dei nostri ragazzi esperti. Come no? Addirittura portati in culla a fare gli allenamenti. Il primo settore del rugby è il mini rugby, che parte con l'under 6, sono dei bimbi da 4-5 anni, fino ad arrivare quindi under 8 dove gioca Arsène, under 10, under 12. Dopodiché, finito il mini rugby, cominciano con, diciamo, il rugby un attimino più strutturato, più serio, su tutta la lunghezza del campo, con l'under 14. Numeri del Rugby Como oggi, a cosa siamo arrivati? Allora, numeri sono, abbiamo circa 270 atleti tesserati. Tantissimi, diciamo. Tantissimi. Che quindi abbiamo decisamente un patron, perché è uno sport relativamente nuovo qua a Como, per quel che ricordo. Sì, è una classicità. Rugby Como è, diciamo, è abbastanza giovane poi rispetto alle, diciamo, le storiche, della città di Como. È partito nel 2005, ha già prodotto dei buoni risultati, perché tre ragazzi che sono usciti dal vivaio del Rugby Como giocano in Accademia Milano, quindi sono di interesse nazionale under 18. Abbiamo, come dicevo, circa 270 atleti, con una prima squadra che gioca in Serie C, ma quasi tutti i numeri appartengono al settore giovanile. Nel mini rugby abbiamo circa 80 bambini. Sta partendo un bellissimo progetto patrocinato dal Comune di Como e da CSAGAM per contattare i bimbi già a scuola, quindi le ore di motori a scuola parteciperanno con dei nostri educatori a una sorta di avviamento al rugby per diventare sempre più grandi e aumentare ancora il numero. È bella questa cosa, molto bella, bravi, perché... Sono testimone diretto, io sono insegnante di motoria, lo ero alla scuola media l'anno scorso a Comolago. Abbiamo avuto l'intervento esterno, un intervento che si ripete da più anni, e infatti è notevole questa,
questa combinazione rugby-scuola, perché non è così facile non tanto entrare nelle scuole, ma poi mantenere un impegno così serio. Ricordo che poi fanno delle finali scolastiche sì. a Jesolo, sono appuntamenti molto belli e gli istruttori che vengono nelle scuole sono decisamente accattivanti, nel senso che io da docente, da professore, ho seguito le lezioni loro e sono state le lezioni molto molto belle. Chiediamo quindi a Gabriele, anche te hai seguito, nonostante lo facessi già da parecchi anni credo, hai seguito all'interno della tua scuola, hai avuto il corso del rugby Como, o tu sei partito innanzitutto da che età? Ho iniziato a 7 anni, ma senza non ci sono mai stati nella mia scuola. Interventi nella tua scuola. Da 7 anni, quindi direi che è uno sport che ti ha appassionato tantissimo. Sì, ho iniziato quando, perché un mio amico me l'aveva proposto e ci ho provato e poi mi è piaciuto e ho continuato fino ad adesso. Gabriele ha detto ha provato. Dove si prova? Dove si arriva per contattare il Rugby Como? Allora, il Rugby Como siamo in Via Belvedere, praticamente siamo a fianco al Campo Coni. Noi abbiamo il campo appunto del centro sportivo del Belvedere, dove siamo presenti con mini rugby il martedì e il sabato. Cominciamo il sabato, l'allenamento va a partire dalle 18 alle 19.30 e il sabato dalle 15 alle 16.30. Cosa importantissima è che io vedo ringraziare tutte le mamme dei genitori di rugby. Dopo ogni allenamento c'è il famoso terzo tempo, quindi un ringraziamento sentitissimo a tutti quelli che ci danno una mano. Scusatemi, e chi vuole provare, noi i cancelli del nostro centro sportivo sono aperti per tutti. Sono aperti per tutti. Sì. Voi avete un sito, un collegamento? Abbiamo un sito, rugbycom.it, che è in fase di aggiornamento, ma brevissimo sarà aggiornato. Abbiamo una pagina Facebook, abbiamo messo i canali. Quindi i canali classici social. Sì. Arsi, tu da quanto tempo? Io sono quasi in difficoltà a intervistare un cucciolo. Tra virgolette comunichiamo che c'è il papà, non è che l'abbiamo portato via. Esatto. Dalla. Esatto. Che classe fai innanzitutto? Seconda. Fai la seconda elementare. Sì. Ti piace giocare a rugby? Sì, molto. Quante volte ti alleni tu? Ti alleni una, due volte alla settimana? Due. Due volte alla settimana. E ti piace ovviamente più giocare a rugby che studiare in classe, credo. Sì. Questo lo facciamo sapere alle maestre, perché possono farvi fare tanti compiti, ma a te piace di più giocare a rugby, quindi questo lo segnaliamo per la maestra. Che scuola elementare fai? Campo Solare. Ecco, le maestre Campo Solare si ricordino che hanno un grande talento, quindi dovete darci una mano. Quindi assolutamente va. Ma tu, ecco, la domanda che ti volevo chiedere è: ma hai iniziato subito a giocare a rugby? Non hai fatto un altro sport? Il calcio, il basket? No, solo il rugby. È il primo sport? È il primo sport? Rugby. Sì. Ah, quindi decisamente un fedelissimo. Assolutamente convinto. Beh, tenendo conto della linea anche Gabriele, ecco, vieni, avvicinati anche tu un attimo. Vieni più vicino. È il primo sport che tu hai frequentato, rugby? Avevo fatto una prova, giusto un allenamento quando avevo 6 anni più o meno a calcio. Però. Hai virato subito sul rugby e adesso sei contento. Sì. Tu hai un ruolo già predefinito, perché mi diceva Mattia che nella tua categoria hai iniziato ad avere, diciamo, il rugby quello vero, diciamo, quello che le persone vedono in televisione. Hai un ruolo predefinito o sei ancora in fase di costruzione? No, beh, ce l'ho già più o meno, perché sono nella zona della mischia. Quindi un lavoratore sostanzialmente. Un uomo di sostanza. Esatto, un uomo di sostanza. Ci tenevo a sottolineare una cosa però sul rugby, perché adesso voi vedete... Vedo che c'è anche la maglietta del rugby. Sì, no, poi no, so. Questo mi volevo tenere un secondo alla fine, perché sono preparato, non sono un conduttore che viene a casaccio, cioè io arrivo preparato, Calvisano tra l'altro è una società... un messaggio per il rugby come nel senso che ho conoscenza ad alto livello, uno dei dirigenti massimi, Flavio Tabalappi, che è uno dei dirigenti massimi di Calvisano, che posso onorare tra i miei amici, e il suo fido, come si dice, secondo, dottor Rosi, che sono bresciani, miei amici bresciani. Vabbè, adesso devi salutare perché ti ha dato la maglietta. Okay, esatto, vabbè, abbiamo fatto questa maglietta, l'abbiamo chiusa e siamo a posto. Molto bene. Torniamo un attimino invece a una considerazione seria. La considerazione è quella di vedere il rugby con fisico e struttura gigante, perché io va bene. Lo sport di contatto eccetera eccetera, in realtà non è così, e io so per certo, non solo da Mattia ma anche dai miei cari amici intenditori, che non è così. No. Mattia, ci vuoi dire qualcosa riguardo? Perché secondo me
questa leggenda è un luogo comune da sfatare. Luogo comune, esatto. La squadra di rugby c'è posto per tutti, perché avendo, ci sono dei compiti estremamente diversi. Quindi, come diceva appunto Gabriele, l'uomo di mischia che deve essere strutturato in una certa maniera, fino ad arrivare a dei furetti velocissimi che devono correre con dei proiettili in meta. Quindi anche a livello di insomma, crescimento motore dei bambini, che sia il bambino che è, diciamo, un pochettino più grosso, come sono stato io da piccolo, e non solo, e fino ai bimbi un pochettino più piccoli, sicuramente nel rugby trovano il loro spazio per crescere. E questo è importante, perché tante volte viene scartata l'idea del rugby proprio perché il fisico è, tra virgolette, non minuto, ma di fatto si è piccoli. In realtà i piccoli servono quanto gli uomini di mischia per quanto riguarda la corsa, per quanto riguarda il gioco stesso del rugby. Quindi anche questa è una situazione che probabilmente speriamo di essere utili, perché effettivamente è completo. E poi, poi un'altra cosa, anche ci sono anche le ragazze che giocano. Perfetto, c'è anche la squadra femminile, sono già venute a trovarci, magari arrivare. Se tu sarai così bravo di invitarle, sarebbe bello avere anche loro. Ben volentieri. Tu sai quando ci tengo ai vari settori, settori femminili e giovanili. Il rugby è anche rugby Como e anche settore femminile. Ci puoi dire qualcosa riguardo? Anche settore femminile, abbiamo una prima squadra che fa la Coppa Italia, che sono le Spartane. E poi abbiamo sono toste, se non sbaglio, sono queste qua, queste menano assolutamente come i ragazzi e forse anche di più, e non hanno paura di infatti. Allora, per quanto riguarda il rugby femminile, nel mini rugby, quindi dai 4 agli 11 anni giocano insieme mischiato. Dalla 14 in poi si suddividono le squadre. Adesso non vi nascondo che parte del progetto scuola è anche quello di poter cominciare ad avere una struttura organizzata nel vivaio per il rugby femminile. Quindi anche per quanto riguarda bambine o ragazze, l'invito è sempre lo stesso: campo Belvedere, guardare sul sito, perché c'è possibilità per tutto. E anche per le ragazze forse vale di più per loro che per quanto riguarda i maschi. Occorre assolutamente sfatare il discorso che devono essere per forza di cose ragazze di mischia, anche lì, anzi soprattutto in quel contesto, ricordiamo che c'è posto per tutti, è uno sport completo, universale. Sì, poi se abbiamo 10 secondi vorrei ne abbiamo tanto. Piccola nota di colore: Arsène e la sua mamma sono francesi, quindi arriva da una cultura rugbistica molto importante. Poi lui ci ha promesso che quando diventerà grande, e sicuramente diventerà forte, giocherà per la nazionale italiana, non per quella francese. Chiediamo la conferma. Arsène, quando tu giocherai in nazionale, giocherai in una nazionale italiana o in quella francese? Italiana. Bravo Arsene, siamo molto contenti. Quindi il tuo obiettivo è quello di giocare in nazionale? Sì. Ma vuoi portare, tu comunque, il primo progetto è quello di portare il rugby Como a livelli più alti che si può, qualche campionato italiano almeno? Sì. E di questo, tu t'alleni per questo, se no a questo punto è inutile stare qui a minare il camperlaio. Cioè, anche se abbiamo un cognome francese, abbiamo bisogno di atleti tosti, giusto? Sì. Qui mi sta mettendo in soggezione nonostante l'età. No, assolutamente. Un po' mi dà un pugno, io sto un attimino a rimorchio perché non vorrei mai che si arrabbiasse. Ma scusami, Arsène, ma tu quando giochi, quando ci sono i tuoi compagni, ma quando c'è da menare meni, giusto? Se c'è da spingere, non è che ti tiri indietro, giusto? Io lo so, sì. Ok, perfetto. E diceva, ma non hai paura con le ragazze? Sì. E quindi senza pietà nemmeno con loro, direi, a questo punto. Loro non ne hanno di... E certo, perché poi loro con te fanno uguale. Bene, sì. Ma tu da grande pratica, c'hai già un campione, qualcuno da seguire che vorresti imitare, qualche nome che ti famosissimo che ti viene in mente? Sì. Mi dici chi vorresti diventare? Fofana, tipo. Cade l'ignorante, è già caduto. Ci dici tu qualcosa? Che... Sì, siamo in due, cadiamo. Ah, perfetto! Allora noi speriamo. Adesso se diventerà molto meglio di Fufanati, ma molto meglio. Capito? E noi puntiamo a quello. Gabriele, avvicinati un attimo, che tendi a scappare sempre, poi non riusciamo a farti stare. No, non riesco a inquadrare. Nel video, ascolta, Gabriele, tu t'alleni quante volte alla settimana? 3, lunedì, mercoledì e venerdì. Per circa un paio d'ore. Un'ora e mezza. Voi quando giocate esattamente? Un sabato o la domenica, e abbiamo un calendario proprio che ci danno all'inizio dell'anno. Un campionato vero e proprio. Quindi parte da una fase regionale, provinciale, regionale, e finiscono a livello nazionale teoricamente, portandosi avanti.
Sì, teoricamente sì. Si può arrivare, è il tuo obiettivo, diciamo, il tuo sogno. Sì. E beh, questo è l'obiettivo di ogni ragazzo, di ogni allenatore che propone questa attività. Gabriele, tu hai detto che fai calcolo, quindi cos'è, scientifico o scientificio? Scientificio. Scientificio. Chimica. Chimica, quindi però, è anche una scuola abbastanza pesante. Tre allenamenti la settimana, di un'ora e mezza, come riesci a far rientrare gli studi con gli allenamenti, con le partite nel weekend, e poi presumo le partite vengono giocate anche abbastanza lontano, perché rugby non è solo in provincia, mi sembra che si giri parecchio come noi della Comonuoto. Come fai a far rientrare tutto? Di sicuro devo portarmi avanti con i compiti. È un'organizzazione, ma tu ormai in tutti questi anni penso che l'hai ben acquisita. Tu vai bene a scuola innanzitutto? Sì. Oh, che bello, guarda, quando ci portano... sì. Tu come vai a scuola? Bene, abbastanza. Già abbastanza, un grande center che rientra già nei miei canoni. Abbastanza è meglio che bene, comunque, tante volte. E dimmi una cosa, Gabriele, quindi tu riesci a conciliare tutto, cioè fare rugby permette comunque di poter studiare, di avere una vita scolastica assolutamente regolare. Sì, comunque non, a meno che non ti carichiamo troppo di compiti, gli allenamenti li si riesce a fare. Perfetto. Poi il terzo tempo ti sei dimenticato, esatto. Cioè, no, tu l'avevo accennato, tu che sei proprio, no, il fautore. Io sono il re del terzo tempo, del quando terzo si va a tavola, esatto, cioè voglio dire, io non assolutamente posso essere che... invitato in tutti i terzi tempi, esatto, della provincia di Como. Sì, certo, no, infatti, Mattia. E anche Mattia, insomma, no, io non mi permetto, perché è una delle poche volte che abbiamo portato uno più grosso di me, esatto. È grosso, io Mattia. Sto molto caldo, come gioco con lui che è piccolo, ma non con Mattia. Dunque, Mattia, terzo tempo, sì. Ci dici indicativamente che cos'è, in modo tale che lo spieghiamo, certo, facciamo anche radio di servizio. Sì, è un momento conviviale che c'è dopo un'attività rugbistica, dove avversari, supporter, amici, parenti si ritrovano per, i più grandi, bere una birra e magari un piatto di pasta, il più piccolo un torto su cui di frutta, e ci si scambia l'impressione della partita e lì si mangia vagoni, praticamente. Sicuramente si mangia vagoni, e dove crescono le amicizie, quelle vere. Sì, adesso io non volevo entrare nella solita retorica eccetera, no. Però il rugby è in assoluto, sì, sì. È di gran lunga forse lo sport che racchiude dall'aspetto agonistico più forte all'aspetto più conviviale, e sicuramente più sportivo nella parte, sì, più alta. Quello è vero, in effetti, su questo non ci sono dubbi. Io ho frequentato, adesso non vorrei far pesare di nuovo le mie amicizie, ho frequentato abbastanza il mondo rugbistico ed effettivamente è così a qualunque livello, sì. Ed è spettacolare questa cosa. Sì, guarda, io da poco sono entrato nel mondo del rugby. L'anno scorso siamo andati a Parma a vedere una partita del Pro 12, quindi giocatori professionisti, c'era le Zebre di Parma contro una squadra di Glasgow Warriors. Effettivamente entrare con i bimbi e queste bestioni, queste bestioni che si concentrano, si riscaldano prima la partita, ma che sono a disposizione per fare un sorriso ai bambini, e si passa a bordo campo, capisci proprio l'umanità del movimento. Sì, anche perché lì è movimento, perché in realtà non è legata, non si può parlare di una squadra singola, si può parlare di uno stile di vita, esatto, di questo sport. Sì, lo stile di vita. Quindi tu lo confermi anche a livello locale, certo. Come dicevi prima, che hai ringraziato le mamme. Sì, sì, la filosofia di vita, della filosofia del rugby è il sostegno. Ovvero, cioè, tecnicamente cosa vuol dire? Che il giocatore che ha la palla, per poter avanzare, per poterla passare, deve passarla indietro. Quindi deve avere sempre a disposizione dei suoi compagni che prendono la palla e avanzano. Cosa succede? Questo è l'aspetto tecnico. Poi l'aspetto, quello della vita della società, della vita di tutti i giorni, è quello di avere sostegno. Quindi abbiamo le mamme che ci fanno le torte, abbiamo il socio della società che ci dà una mano a fare le felpe, cioè abbiamo quello che ha l'amico che ci dà la mano per fare la sponsorizzazione. Quindi tutto questo non viene, come magari negli altri sport, un pochino più forzato, ma viene in una forma, sì, più naturale. Esatto, sì, quello sicuramente. È una delle cose che mi ha affascinato dal rugby. E quindi questo è un altro aspetto positivo. Arsè, volevo chiederti una cosa. Tu quando hai la prossima partita? Te lo ricordi? Sì. Quando giocherai? Non prendi mica in castagna, eh. No, guarda, io Arsè mi sta preoccupando. Ti placca lui. Domenica. A Settimo Milanese. Ecco, a Settimo Milanese. No. Oh, calma. Prima Lecco. Spero. Vabbè, Settimo Milanese e ecco sono le tue prossime partite. E in queste partite che hai fatto finora così, sono più le vittorie o più le sconfitte? Vittorie più almeno.
quindi stiamo andando bene, Arsè, stiamo andando forte, la tua squadra è una squadra forte, sono i tuoi compagni, sono i tuoi amici, sei contento di giocare con la tua squadra? Sì. Quindi ti trovi bene, c'hai anche delle ragazze all'interno della squadra? Sì, due. Due ragazze, e cosa facciamo? Siamo contenti di averle o vabbè, ci sono, cosa mi dici? Fermo che e le teniamo, no, ricordo che soprattutto a livello giovanile le ragazze sono quasi sempre, hanno uno sviluppo fisico precoce rispetto al maschile, sono sempre utili. Io, questo vale anche per me nella pallanuoto, sono assolutamente un gradino più avanti fisicamente, quindi di solito se ne approfitta in quel contesto. Quindi Arsè, un'altra cosa, giocherai a Lecco, giocherai a Servigliano-Nese, quindi tu hai tutto un calendario già pieno, tu t'alleni, fai partite, quindi anche te sei subito compiti. A che ora esci da scuola? Alle 4. Noi abbiamo detto che loro si allenano martedì e sabato. Martedì e sabato, sì. Sabato mediamente le elementari non vanno a scuola. Sì. E quindi se tu riesci a fare tutto, riesci a fare i compiti, riesci ad allenarti. Sì, più o meno, sì. Sempre più o meno, teniamo presente che Marcello ogni volta va detto più o meno, quindi secondo me è un grande, è un grande arriveremo veramente a 6 e scapperemo fuori. L'ospite qui oggi qua da noi, te manca poco per chiudere, sì, quindi un'ultima domanda che avere, poi chiudiamo con i nostri ospiti, lo ricordo ancora, oggi in diretta con il Rugby Como, società che Tete oggi ha voluto ovviamente analizzare, esaminare, presentandosi con tanto di maglietta, ecco, ve lo mostro ancora, lo certo, agli amici del web, certo. Così la marchetta è completa. Esattamente, va fatta fino in fondo, quindi voglio dire, sembra anche addirittura uno valido che no, sembra capace. Vabbè, uno capace. Vabbè. Gabriele, ultima domanda e grazie per essere venuto. Il tuo campionato, la tua prossima partita, quando è che è? Il 26 novembre. A Belvedere, al campo Belvedere, la tua categoria a che ora gioca? In media il sabato più o meno alle 5 del pomeriggio, e se la partita è la domenica alle 9, alle 10.